di recuperare qualcosina in più. Detto questo, una buona Olimpiade per lui, sicuramente meglio. Allora, è il momento di fare un aggiornamento sia dal tiro a volo che dal tiro a segno. Davide Novelli, tiro a volo. Sì, allora nel precedente collegamento, come abbiamo chiuso, praticamente un temporale si è abbattuto qui sul campo di tiro mentre iniziavano proprio le tre sessioni relative alla seconda batteria e praticamente sia la cinese Wei Ning che l'americana Kimberly Road e la tedesca Christine Brinker hanno pagato realizzando rispettivamente 23, 23, 22 piattelli centrati. Ha pagato purtroppo nella sessione successiva, nonostante la pioggia fosse terminata, anche Chiara Cainro con un errore in prima pedana, un errore poi anche in quarta pedana. Adesso si sta concludendo questa seconda batteria, le atlete si stanno portando nell'ottava pedana, quella praticamente di centro rispetto all'incrocio dei tiri. Comunque buona la prestazione, in linea con quella delle migliori sino a questo momento, e dovrebbe concludere, usiamo il condizionale perché manca ancora un'ottava pedana di tiro, dovrebbe concludere ancora in testa con le migliori del mondo. E adesso Riccardo Pescante, tiro a segno. I pronostici purtroppo erano corretti dopo quella brutta serie in piedi. Valentino Turisini non ce l'ha fatta, solamente quindicesimo in modo alle qualificazioni. Buonissima la sua prova nella carabina a terra, poi disastrosa la prova in piedi e quella in ginocchio ha fatto seguito. 579 a 6 punti dall'ottava posizione. Davvero troppo dopo distante. In testa la cinese Lidu, che eguaglia il record olimpico con 589. Sarà una gara difficilissima per tutti. Grazie, noi possiamo tornare di nuovo da Sandro Fioravanti e da Luca Sacchi. E 11, un minuto, 0 secondi e 11 centesimi se non ricordo male. Esatto. In gara è passata 58 e 9 se non ricordo male. Esatto. Quindi è chiaro che, però insomma, secondo me è più un atleta di questa esperienza. Ha fatto i conti, ha detto le cinesi secondo me mi bruciano, io provo a metterle via subito e poi vediamo chi regge di più sulla distanza. Hanno anche retto le loro. Cinesi hanno fatto i conti. Sì, ecco, conoscendola bene, quando poi questa si è girata in virata e l'ha trovata di fianco si è pietrificata. Eh sì, perché quando passi in virata, spingi con le gambe, tu non vai, loro sì, insomma. Giovanissima peraltro, la Zhao del 1990. La prima volta, scusami Luca, dell'inno cinese nella vasca. La neocampionessa olimpica del 1989, un atleta di una certa stazza, 1,81 di altezza. Comunque oro con record del mondo, il primo oro nel nuoto per la Cina in questa Olimpiade. Cina che nel medagliere sta inseguendo gli Stati Uniti ma a buoni margini per arrivare all'obiettivo che si è preposta, quindi il vertice assoluto del medagliere olimpico. Nel nuoto veramente è una gran crescita, non ce n'è uno che nuoti male, sono diciamo piuttosto omologati, no? Fanno sì, come dire, condotta di gara molto simile, nuotate molto simili, però ecco, tutto ad altissimo livello, tutto molto ben impostato. Esatto, particolari che fanno la differenza, soprattutto tuffo, virate, insomma c'è stato un lavoro accurato dietro la squadra e probabilmente anche un calcolo del consumo energetico visto il tipo di distribuzione con cui affrontano le competizioni.
un'ovazione proprio dalle tribune del Water Cube, del cubo dell'acqua. Oro e argento. Anche durante la gara il pubblico si era scaldato come non mai fino adesso. Beh, ovviamente no. C'è stato questo urlo assordante che ha accompagnato le due atlete negli ultimi 50 metri, quando oramai l'esito della gara era scontato. Le abbia anche spinte un po'. Beh, gareggiare in questa situazione, poi li senti quando respiri, senti il calore, no? Senti le vibrazioni, è bello. Tu hai nuotato a Roma nel 94? Una catastrofe. No, non era la stessa cosa. No. Quella fu una squadra che non ottenne quanto forse avrebbe potuto, per motivi diversi. Ci fu l'unica medaglia, parlo del nuoto tra le corsie, con Lorenza Vigarani nel dorso. Sì, soprattutto quattro finalisti individuali in tutta la competizione, insomma una spedizione da dimenticare purtroppo. Arrivato in un periodo così di transizione di una squadra fortissima di cui la maggior parte degli atleti avevano appena smesso. Staremo a vedere nel 2009. E la squadra nuova che si doveva ancora creare, per cui il momento più sbagliato in assoluto. Vabbè. C'era poco materiale umano. Vedremo nel 2009. I margini perché sia storia differente ci sono, poi sai, sì, i mondiali sì, devono sì. Darsi in acqua come d'altronde le Olimpiadi. Beh, aver trovato queste due ragazze così trainanti per il movimento come la Pellegrini soprattutto e la Filippi è una grandissima spinta. Fino adesso Pechino è mancata la medaglia nel settore maschile, però il settore maschile sta bene, lo si vede dai tempi dei ragazzi, dalle finali raggiunte. Certo rimane l'amarezza per alcuni piccoli particolari, probabilmente Massimiliano Rosolino è davvero al termine della carriera, 30 anni sono tanti, soprattutto sono tanti 12 anni ai massimi livelli internazionali e Filippo Magnini qui non ha gareggiato come ci si attendeva. No, esibendo però i suoi margini nella frazione della staffetta 4x2, chissà esatto. Che non si decida a volgere lo sguardo anche su quella distanza in maniera proprio impegnativa, proprio guardando a Roma 2009, perché lì insomma anche lì potrebbe dire la sua. Ci sono invertiti un po' i ruoli in queste Olimpiadi, a differenza di Sydney, dove i maschietti hanno vinto e qui invece ha vinto una femminuccia. Sì, comunque a Sydney la densità diciamo della squadra maschile, al di là dei vostri risultati di medaglie, superiore, è sempre superiore, assolutamente. Due spanne sopra. La prima medaglia d'oro, di argento ce n'era già stato uno e soprattutto vittoria meritata con la tenacia che abbiamo visto esibire in acqua da ogni atleta cinese. Una medaglia l'hanno persa poi quest'oggi, è secca con la squalifica della Panga. 100, sì. Non ho sentito neanche eco di né ricevuto comunicazione di un eventuale ricorso. Questo da un lato toglie una delle sicure protagoniste della gara, ma sai, vista l'eliminazione nuoto, dell'australiana, la favorita sì, probabilmente. Dico, i ricorsi nel nuoto non hanno seguito, nel senso proprio per regolamento in realtà ci può solo ripensare il giudice, quindi tu gli dici ma forse hai sbagliato, se lui dice sì ho sbagliato, questo tradotto in poche parole, allora accade. Siamo alla 4x2, la gara di chiusura, la gara in cui è un'Italia qui al posto di Alice Carpanese, che partirà con Renata Fabiola Spagnolo, molto bene ieri, Alessia Filippi in seconda frazione, Flavia Zoccari in terza, Federica Pellegrini a chiudere. È una squadra che anche in virtù dell'inserimento di Alessia Filippi e anche in virtù di quanto notato con quel clamoroso record del mondo del 200 da Federica Pellegrini, può puntare ad essere a ridosso del podio e perché no, salirci su. Ungheria in prima corsia, Mutina Verasto, Dara e Jakabos. Svezia con Lillehage, Fagundez, Marco Varga e Granlund. Una buona staffetta questa, non eccellente. Spagnolo, sì. Filippi, Zoccari e Pellegrini. E poi la Francia che secondo me sarà galvanizzata. Comunque l'Italia è in grado. Prego. Possibilità Flavia di nuotare la prima frazione, punto importante. E poi Filippi in seconda per ricucire leggermente una differenza di livello. La Francia, Balmy, Etienne, Mongel, Muffa, galvanizzate
da quanto è accaduto poc'anzi valgono forse ancora di più, e già valevano parecchio, non a caso la quarta corsia. Poi gli Stati Uniti d'America sulla carta al dominio più che assoluto. Schmidt, Coughlin, Burkle, Hoff sono da record del mondo e lo sanno. Sì, una staffetta però cui l'oro non è assolutamente scontato, americane che hanno alcuni elementi critici all'interno. Curiosità, hanno cambiato? Tutte e quattro le staffettiste rispetto a ieri, questa è probabilmente la prima volta che avviene. E qui il Giappone con McKenzie, con Ueda, Yamaguchi, Mita, Takanabe. Insomma un'Italia che ci potrebbe tenere col fiato sospeso sino all'ingresso in acqua di Federica Pellegrini, perché ripeto, Spagnolo, Filippi, Zoccari sono in grado di tenerci non distanti dal podio. Alessia Filippi su 200 può valere un gran tempo. Prima frazione in sesta posizione, 1:58.31, ci passano davanti gli ungheresi, ma entra in acqua Alessia Filippi. Beh, record personale per la Spagnolo, una grandissima prestazione, scesa di 2 secondi in questa Olimpiade rispetto ancora alla vigilia. Sì, perché ha migliorato sia in semifinale in qualificazione che stamane. Altri 6 decimi rispetto a ieri. 2:25.17 per Alessia Filippi. Alessia non deve esagerare nella prima parte, le sue caratteristiche la portano a salire molto bene nei secondi 100 metri, se non forza la prima parte di gara. Qua sta nuotando con rara potenza, se ne va proprio. molto bella. Io spero non stia forzando, però se non sta forzando vola. È andata a riprendere la Francia, è andata a riprendere praticamente tutti. Qua c'è l'Australia che si fa vedere con Bronte Barrett. Beh, era prevedibile, 2:53.49 il passaggio della squadra in giallo. 56.3 il passaggio di Alessia. Ottimo. Formidabile, le azzurre ci credono, vogliono andare a prendere una medaglia, vogliono lottare fino alla fine per questo. Anche perché l'Australia potrebbe calare dopo, Sì, nessuno ha una frazione finale come quella azzurra, fatta eccezione per la Cina che schiera la Pang. La differenza con la Pellegrini è stata ieri in gara di fatto di soli 2 decimi. Pang che comunque ha sulle braccia una semifinale dei 100 stile. 2:24.07, l'Italia è quinta, ma guardate, i distacchi a vista sono niente. La sola Australia ha preso un bel vantaggio, ne sta perdendo parte adesso con il calare dell'azione della Barrett. Risale la Cina con la Zhu. Sta facendo fatica Alessia, il passaggio si paga, 56 per lei è decisamente troppo forte. Adesso però stringe i denti, riesce a tenere la nuotata. Non siamo tanto lontani, non siamo tanto lontani da un possibile podio. Si passa in quinta posizione a 3:54.99. 1:56.68 la frazione. Fantastico. Con quel calo ha forzato il passaggio, l'ha pagato un po', ma mi pare che ci tenga assolutamente in linea con il possibile. Adesso tocca a Flavia Zoccari, che si distingue per l'azzurro del suo costume, parte bassa della basca, in terza corsia è l'Italia. Kylie Palmer per l'Australia al comando, Australia che sta cercando di scappare dalla prima frazione, che segue il copione in modo perfetto, un passaggio rapido ai 100 metri e poi cercare di tenere nella seconda parte. In difficoltà la Francia. La Francia va giù, risale molto bene Flavia Zoccari. Siamo al quarto posto con il passaggio a 4:52.44 e l'Italia c'è, parte addirittura l'attacco, si galvanizza Flavia. Natalie Coughlin in acqua per gli Stati Uniti, quindi frazionista di grande esperienza. Stati Uniti che chiuderanno con Katie Hoff. Guarda che sta andando proprio forte Flavia, molto bene, è grande gara e il passaggio la dice ancora lunga. Quarto posto per l'Italia con 5:23.23. via, ragazzi, qui si apre un mondo. Entra in acqua Federica Pellegrini con l'Italia che è al quarto posto e risale la distanza. Ia, paga adesso. Paga lo sforzo fatto in precedenza, stringere i denti in ultima vasca che sembra una salita per Flavia Zoccari. Grandissimo coraggio al suo, adesso però il gap è grosso.
quinta posizione per l'Italia, 5,54 e 79 quando entra in acqua Federica Pellegrini. E adesso c'è solo da guardare che cosa succede, il podio è davvero molto lontano. Non è entrata la frazione di Flavia Zoccari, no. 1,59,80 per lei, peggioramento sensibile rispetto a ieri. È peccato, era una grande occasione per l'ultimo 50, è crollata nell'ultimo 50. Troppa foga, troppo coraggio forse. In ogni caso via Federica Pellegrini, 6,21,40 il primo passaggio di Federica, che sta andando via 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 a riprendere la Francia. A quel punto saremmo quarti, sarebbero quarte. Davanti il compito impossibile, Linta McKenzie, tenere dietro Pang, no, non è impossibile visto il vantaggio, la distanza ancora enorme, anche Katie Hoffa all'inseguimento. Bisogna vedere quanta energia ha la Pang. 6,45,22, il record del mondo arriverà per quanto riguarda questa staffetta. 6,50,37 il tempo di Federica, che ha preso la Francia. Italia in linea con il record europeo, anzi meno, la vittoria sulla Francia nello scontro diretto spalla a spalla per il quarto posto significherebbe questo bellissimo risultato. La presa la sta battendo, quasi 6 secondi è il miglioramento. Quello che si è visto nelle staffette maschili si è ripetuto anche in campo femminile, un livello strepitoso, straordinario da terzo oro per Stephanie Rice. Comincia a diventare una dei personaggi dell'Olimpiade, mentre inquadrata Federica, che sta aspettando gli venga slacciato il costume da Flavia Zoccari, credo. Flavia che ha veramente nuotato magnificamente tre vasche e poi ha cominciato a pagare. Però, insomma, distacco obiettivamente dal terzo è sensibile. 1,46,33 contro 1,49,76, ma neanche volando, per cui va bene. Federica quanto ha chiuso? 1,54,97. Però tempo assonante con quello del suo record del mondo, 1,54,82. Per cui grande performance delle azzurre al primato europeo. A chiudere questa giornata, tra breve le avremo da Elisabetta Caporale. Beh, non possono uscire dispiaciute dalla vasca. No, e assolutamente. Per come si sono messe le cose non c'era veramente margine per il podio, per cui hanno colto il massimo del possibile battendo una Francia agguerrita e galvanizzata, che era andata al record europeo in qualificazione con 7,50,37, per cui magnifica prova per le quattro azzurre. Dalla Spagnolo alla Pellegrini, passando per Flavia Zoccari e Alessia Filippi. Elisabetta Caporale? Eh sì, siamo qui con le quattro ragazze. Federica Pellegrini, un vostro record europeo magnifico, bellissimo. Il quarto posto è sempre brutto. Record europeo, 7,49,70. Ah, non lo sapevate? Non ve eravate rese conto? No, perché comunque non abbiamo neanche... Cioè, non ci abbiamo neanche pensato, perché comunque se non arrivate quarte magari... Pensi a qualcos'altro. Ecco perché avete queste così espressioni, no, abbastanza soddisfatte ma non abbastanza. Perché per adesso sotto 7,50 secondo me era un po' improponibile a farlo, però ce l'abbiamo fatta, siamo scesi sotto questo muro e quindi niente. Flavia, è una staffetta che non esisteva fino a 2 anni fa e che, nella quale vi siete impegnate tutte. Infatti non credevamo di poter scendere sotto i 7,50, però purtroppo i livelli si sono abbassati. Siamo migliorati anche noi, ma anche le altre squadre continuano a migliorare. Prima o poi si fermeranno. Se loro non si fermeranno, crescerete voi. No, Renata, se gli altri non si fermeranno, crescerete voi. Dobbiamo crescere per forza se vogliamo prendere la medaglia, quindi cioè, l'anno prossimo pure continueremo a lavorare fino a quando riusciremo a battere tutte queste mostri, perché sono dei mostri, quindi però siamo contentissimi, 7,49, record europeo, madonna, contentissima. Sei soddisfatta, Alessia, di questa nuova... il mio tempo, però penso che sia andato bene. Allora è 3, sì, me lo potete dire? 1,56,68. 1,56,68. Buono, sono contenta. Poi comunque abbiamo fatto il record europeo, quindi siamo tutte e quattro soddisfattissime. Va bene così, comunque ci abbiamo creduto fino alla fine e questo era l'importante. Pronta per la tua gara individuale? Ci stai pensando già? Oggi pomeriggio alle 8 c'è la qualificazione, speriamo che vadano bene.
Ragazzi, almeno fate un saluto all'Italia, non abbiamo scherzato per niente. Eh no, perché voi lo fate, gli uomini lo sai, i maschi sono più seri o comunque meno spiritosi di voi. Un saluto io glielo farei. Salutiamo tutti quanti gli italiani e soprattutto grazie per chi si alza veramente presto la mattina per guardarci. Che è veramente la notte d'accio. Poi volevo fare un saluto particolare a Ale e mia mamma e mio papà. Un bacio. Hai dormito stanotte? Sì, stanotte sì, ieri pomeriggio no, però va bene, adesso ricominceremo il ciclo del sonno completo pian piano. Te lo richiedo, te ne sei resa conto di cosa hai fatto? Sì, 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 me ne sono resa conto. Adesso appena arriverò in Italia penso che me ne renderò ancora più conto, però no, sono veramente contenta. Io adesso ho quasi finito la staffetta mista, però comunque questo era l'ultimo 200 della stagione. Grazie, un saluto da parte di Flavia. Saluto tutti, buone vacanze. Finalmente siamo in vacanza. Per tutti gli italiani non ancora dobbiamo cominciare. Dico, tutti quanti hanno finito le vacanze, non ancora dobbiamo iniziarle. Arrivederci ragazze, grazie. Bel quartetto e tra poco... Beh, Sandro, io rinuncerei alle vacanze per fare l'Olimpiade. Sì? Di fatto, eccoci qua, insomma, in ogni caso... che sia in altri panni. Io chiedo se si può ascoltare, chiudere questo racconto di mattinata con l'inno francese, una marsigliese che conferma due cose. Uno, il record del mondo è passato ad altro continente, la medaglia d'oro resta in Europa, la perde Van den Hogeman, olandese, non la vince Filippo Magnini perché è uscito prima della finale, lo ottiene Alain Bernard, per un marsigliese suonerà la marsigliese, ma resta nel vecchio continente probabilmente la medaglia, non voglio dire più ambita, ma quasi, di tutta l'Olimpiade. Di fatto è la quinta edizione consecutiva che rimane nella vecchia Europa, dimostrazione di diversi personaggi che arrivano ad altissimo livello anche da noi. Alain Bernard, beh, è sicuramente la rivelazione di quest'anno, volto nuovo, personaggio amatissimo dai media francesi e dal pubblico francese, destinato a raccogliere l'eredità non solo dei grandi stiliveristi ma anche di Laure Manaudou, visto il periodo sciagurato in tutt'altre vesti, perché lui è davvero grande popolarità. Quindi chiedo se possiamo chiudere con le note della marsigliese per quanto riguarda Rai 2. Su Rai Sport Più andremo avanti ancora un po', avremo modo di commentare questo momento che ha commosso tutta la Francia. Arrivederci da... A seguire la ginnastica maschile, facciamo un aggiornamento definitivo dal tiro a volo con Davide Novelli. Allora, Chiara Cainero è ancora in testa, è terminata la seconda batteria di qualifiche per la finale dello skit femminile, e quindi la friulana conserva con 48 centri la testa della classifica provvisoria in compagnia della cinese Wei Ning, che però è stata favorita, agevolata, aiutata da un piattello che era chiaramente 1-0. E seguono poi con 47 l'americana Kimberly Rhodes e la tedesca Christine Brinker. Peccato per Chiara Cainero, 2-0 entrambi da destra, dal marche di destra nel doppietto, probabilmente un passaggio con scarsa concentrazione, forse. Comunque
tra circa 30 minuti l'inizio della terza e conclusiva batteria e poi vi potremo dare le sei finaliste. Bene, così ricordiamo che la finale del tiravolo verrà trasmessa su questo canale in diretta a partire dalle ore 9 italiane. Adesso andiamo a seguire un attimo la lotta, sempre in attesa di collegarci con la ginnastica, perché non stanno andando male i nostri lottatori. Seguiamo il combattimento di Andrea Minguzzi, il commento è di Tommaso Mecarozzi. Debutto olimpico per Andrea Minguzzi, lotta greco-romana categoria 84 kg. Sorteggio non facile contro il francese Melonen Numumvi. E anche in caso di passaggio del turno, il turno successivo potrebbe essere proibitivo contro uno dei russi specialisti in questa categoria, cioè quell'Alexei Mishin, capace di rimanere per tanti anni nel gota della lotta greco-romana. Andrea Minguzzi, classe 1982, uno volta a 20 anni. Siamo rimasti un po' in contatto, poi ho scritto e...